Di fronte a uno tsunami di questo tipo bisognava serrare i ranghi. E invece, qual è il risultato? Che il nostro personale di magistratura togato ogni giorno evapora perché ora abbiamo una carenza di organico a livello nazionale di circa oltre il 13%. In corte d'appello abbiamo il 41% della carenza di organico dei magistrati e del 39% del personale amministrativo. Le conseguenze del Covid sono tangibili anche nel sistema giudiziario. Ospite di Ringhi, talk show di Antenna 3 condotto da Ferdinando Avarino, Ines Maria Luisa Marini, presidente della Corte d'Appello di Venezia, lo dice chiaramente. Perché ai ritardi dovuti all'emergenza pandemica si sommano quelli dovuti ad una carenza di organico oramai pressoché strutturale. Ciò che può capitare in appello, per esempio per i processi penali celebrati col vecchio rito, è conseguenziale. Certamente il rischio di prescrizione è un rischio reale in una corte che già ha un tasso di prescrizione molto elevato, perché ha, adesso non ricordo bene il dato, comunque ha circa un 37% di definizioni per prescrizione, tasso che è diminuito negli anni, ma comunque ancora molto elevato. Questo perché? Perché le nostre risorse non sono sufficienti, risorse umane, ad affrontare il carico di lavoro. Ad organici sempre più sguarniti, ha raccontato la presidente Marini, si è cercato di sopperire negli anni facendo affidamento allo spirito organizzativo di chi era rimasto. Ma quella della carenza di personale deve essere la prima questione da risolvere nel campo della giustizia, prima di qualsiasi altra riforma, pur necessaria, di cui già si discute. Personale amministrativo era dal 1998 che non facevano più concorsi, quindi il personale a poco evaporato perché è andato in pensione e ci siamo ridotti ora in questa situazione. Lei pensi che in corte abbiamo il 39% di scoperture? I Sì. dati sono di pochi giorni fa e nel distretto il 29% di scopertura del personale amministrativo. Quindi io dico che se una macchina è programmata per andare con 100 litri di benzina, non può andare con 60.